Allora, stiamo salendo. Questo è la bestia che ci ha consigliato questo percorso, si chiama Ivano Loi, lo dico per le forze dell'ordine. Fattibilissimo. Quando troverete il corpo di Ivano Loi, siamo stati noi ad ucciderlo. Stiamo salendo verso, Claudia? Il rifugio Sebastiani. Siamo nel parco del Silente di Velino o qualcosa di simile. Silente Velino. Silente Velino. Vabbè, raga, questo. È rotto. Siamo mezz'ora che stiamo camminando. Io sono sfranto. A dimostrazione che il mio fisico non è fatto per queste cose. Vi faccio vedere il gruppo. Gruppo nutrito, che contateli, perché quando saremo su saranno di meno. Guarda, salutate. Salutate il nostro video diario di bordo. Andiamo a vedere il panorama da là. Noi siamo qua sopra. Eravamo lì. Sia laggiù è dove siamo partiti. Siamo fatti con la macchina tutta quella stradina bianca che vedete, spaccando 3 macchine. Quindi il budget per questo viaggio è molto molto alto. Vabbè, ci vediamo fra un po'. Ciao. Mazza, che culo. È una cosa allucinante. Ci abbiamo ancora 50 minuti di camminata. Tu ti rendi conto. Però su la leggenda narra che ci sono le salsicce. Noi andiamo su solo per questo motivo. Se non ci sono salsicce farò un casino. Loro vanno, guardate. Loro vanno. La leggenda narra che ci siano. Allora, c'è un'altra leggenda montanara che riguarda il rompere il fiato. Ce ne parlerà. Ma è vero? Sì, no, è vero. Sì, è vero. Vai, passa. Ce ne parlerà Ivano. Ivano. Ah. Come si passo fa? Costante, anche se lento, passo costante. No, le soste. La respirazione mi devi dire. Allora, sì. Respirazione non la so. Sì. A cazzo di cane. So. No, scusa, come rompere il fiato, non mi dici sulla respirazione. Capite, è una leggenda, è come lo Yeti, il mostro di Loch Ness, cioè questa cosa per rompere il fiato. Gente che ha provato a farlo non è mai tornata alla montagna, quindi invece io propongo soste lente e costanti. Sono due filosofie. Boh, vediamo che vince. Ma non esiste, ragazzi, il fiato. No, non esiste, esiste. Cosa? Cosa? Non esiste il fiato. No, rompere il fiato non esiste. In che senso? Ma secondo, è una camminata, non è un'attività così. Perché io sto morendo dentro allora? Robby. Perché non sei abituato. Ah, ecco. E ti fermi spesso. Sì. E quando la mia cammini troppo non c'è le tue possibilità. Vabbè, mi sta a dire che sono una pippa. No. Ho incontrato una signora che ci avrà avuto una settantina d'anni e mi ha detto vai vai che questo è facile. Fanculo. Ci siamo persi già. No, ma è questo il sentiero. Ripetilo qua. È questo il sentiero. Bene. Che non è un sentiero. Non fidatevi dei civitelli. Mai, mai, mai. Siamo a metà strada. No, siamo a metà strada. Va. Ottima notizia, abbiamo superato la metà strada. Siamo sicuri? Questo è il panorama che si vede da qui. Figata colossale. Questo è il gruppo. Capite? Capite come siamo fortunati. Armata Brancaleone. E siamo solo noi in montagna. Ci sarà un cazzo di motivo. Quello lassù, rosso, che vedete, è il nostro obiettivo. Sembra vicino, ma in montagna di distanze, cioè nulla sembra vicino, sembra un anatema. Però giratevi e salutate, questi sono i compagni di viaggio, gli altri li abbiamo persi. Il tragitto che stiamo facendo è considerato facile, a prova di bambino. Noi siamo a quarto d'ora da lì, dovremmo andare e ho un infarto in corso, quindi diciamo che vanno definiti nuovamente i cani dell'alpinismo da oggi. Raga, un culo come questo di domenica, santa madonna,
Però il posto è bello, eh. Pensa sarà brutto. Beh, ci diamo su. Addirittura d'arrivo. Quello è rifugio. Aspetta che... Sì! Sì! Siamo arrivati! Ho delle visioni della Madonna. Questo è il cazzo di rifugio. Fanculo al rifugio. Però c'è due esercizi. Dio mio, che culo come un secchio. Siamo partiti da là. Guarda, fatti tutta questa strada. Facile per bambini, pensa. Eccoli. Ragazzi, giubilo per l'arrivo. Vedi? Giubilo stanchissimo. Siamo finalmente a tavola. Questa è la combriccola che sta mangiando con improbabili stoviglie di legno che allappano. Abbiamo scoperto questa cosa. Però abbiamo una cosa molto figa che nessuno ha. Abbiamo la birra nel ghiaccio. Ma scusa, ma tu te l'hai riportata apposta? Tra un po' arriva la pecora. Così. Secondo piatto, pecora con la polenta. La salsiccia o che te la portano così secca? Diciamo che in una giornata così fredda, una giornata così fredda, giustamente abbiamo preso lenticchie, pecora e polenta. Faranno quei 42 gradi all'ombra, ma noi mangiamo come se fossimo in inverno. Ma c'è un pezzo di pane? Abbiamo anche un pescatore qui che si, formaggio. Che si mangia i ceici. Com'è? Buona la pecora? Buona. La pecora. Porzione di salsiccia. È arrivata una notizia sconvolgente, a tratti allucinante. Sono finite le salsicce. Guarda, queste sono le ultime rimaste. Sì, però sta consumando una tragedia. Però c'è gente che non le avrà mai. Max ha detto no alla mezza porzione di salsiccia. No, io stavo prendendo un pezzo di salsiccia e niente. Eccole. Ecco qua. Eccole. Grazie. Vi ho riportato un po' di forchette che non so com'è. Se poi vi mancano chiedetemi. Io non ce l'ho. Finito salsicce, ragazzi. Bruttissima notizia.